Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nell'episodio finale di Prison Simulator. Oggi incastriamo il direttore, ma lui si vendica e attiva delle bombe, pertanto avremo pochi minuti per riuscire a disinnescarle tutte. Intanto massimizziamo le nostre abilità, raggiungiamo il 100% del rispetto con tutti e molto altro. Buona visione! Signori, prima di iniziare questo episodio, vi chiedo di fare un minuto di silenzio in onore di quel genialissimo dipendente di YouTube che ha pensato bene di demonetizzare lo scorso episodio di Prison Simulator. E voi direte, Lon, è anche normale, sono 9 episodi che spacci droga all'interno di una prigione, se ne saranno accorti. Ah, no, di quello non si sono accorti proprio per nulla. Solamente ho usato nella copertina una scena di Breaking Bad. Allora in quel caso no, è inaccettabile, Lasciamo stare che è meglio. Inoltre nei commenti qualcuno mi ha detto che sotto le sedie ci potrebbe essere della droga. Ed in effetti, guardala qua, abbiamo trovato del materiale di contrabbando non approvato da YouTube. Fatti i cavolacci tuoi, ciccio. Aspettate che nel frattempo vedo di fare un po' di spesa qua al Conad. Abbiamo trovato anche delle pillole. Papino ha bisogno di un sacco di dindini. Ecco qua, tante pillole, tutte per Papino. Ad ogni modo, prima di ritornare al laboratorio che si trova sotto la prigione, dobbiamo completare la giornata odierna. E i nostri ragazzuoli, buongiorno signorine, come va? Tutto bene? Hanno diritto alla classica ora d'aria, cioè nel nostro caso sono tipo 3-4 minuti. Ma vabbè, dettagli, direi che per loro è anche troppo tempo. Tieni già fuori il taser. Potessi utilizzare il fucile d'assalto dello scorso episodio, mi sentirei molto più tranquillo. Visto che siete tutti qua, ne approfitto per fare un po' di affari. Come ho detto, Papino, c'è bisogno di denaro. E che ho già venduto buona parte della mia merce, purtroppo. Vediamo un po'. Maronne. Aspetta, vendiamogli quello spinello. Perfetto. Ehi. Cartoon Dude, amico mio. Ciao, come stai? Maronne. Sono tutti pieni zeppi di denaro. Ho visto che questa roba qua, di cui non faccio nomi, la pagano un cifrone. E vabbè. In men che non si dica, avrò accumulato 3.000 dollari. Eccolo, l'ho visto. Chi è pagato che si è triggerato? No, collega, non picchia. Perché devi picchiare lo zio Paperino a priori? Vabbè, facciamo finta di nulla. Come ho detto, io non ci voglio entrare. Paperino, tutto bene? Hai bisogno di un aiuto? Santo cielo. E hai la sfiga che sei brutto e sfigato, porca di quelli per porca. Anche le guardie ti picchiano in automatico. Però, come ho detto, da quando il rispetto è alto, devo dire che si sono dati tutti una bella calmata. Aspetta un secondo. Posso forse denunciare i miei colleghi? Fatemi fare una prova. Vediamo un po'. No, ho provato a cliccare, ma niente da fare. Non me lo lascia fare, non posso fare il poliziotto. Quello... No, si è triggerato di nuovo anche l'altro tizio. No, ma perché mi devi picchiare Slenderman dalla distanza? Ma non ha fatto nulla. Cioè, una volta tanto che i detenuti sono tranquilli, sono i poliziotti stessi che stanno andando fuori di testa. Maronne, Crazy Cat, come stai? Tutto bene? La famiglia? Sì, ok, sì. Sì, non mi rompere balle, ciccio. Cuccati la gioia, quella buona, eh. Chi si è visto, si è visto. Dai ragazzi, dobbiamo resistere altri 3 minuti. Perché picchiate tutti i detenuti? Ma cos'è sta storia? Da quando i nostri colleghi sono così tanto violenti? T'ho visto. Ciccio, cosa stai facendo? Non puoi pisciare qui. E dovevo proprio andare. No, te la trattieni. Ok, direi che ha finito. Senti, ti pigli comunque una taserata. E chi si è visto? Amen per il rispetto dei detenuti. No. Oi, che stai facendo, ciccio? Sono arrabbiato, ok. Ok, sì, ma dopo te lo aggiusti, porca di quelli per porca. Ok, Bob, stai continuando? Bob, perché mi costringi? Ok, io mi diverto, è vero. Però, per favore, dai, che poi mi faccio una brutta reputazione qua dentro. Dovrò recuperare tutto il rispetto che abbiamo perso. Porco cane, è successo di nuovo. Ogni volta che colpisco qualcuno col taser, mi sa che è troppo forte il taser, si rimbecillisce per tutto il resto del turno. Mob, dettagli. Ok, che ci crediate noi detenuti, a parte qualche pisciatina, sono stati abbastanza calmi e tranquilli. Sono le guardie che sono andate fuori di testa. Inoltre, stavo anche dando un'occhiata al livello delle nostre statistiche. Puoi non parlarmi nelle orecchie cortesemente, ciccio? E che cocchio. A parte la stamina, il resto delle barrette sono praticamente al massimo. Signori, se vi leva... No, non volevo parlare con te. Ti devi levare dai maroni? Oh, quanti ne devo fare? 26. Oh mio Dio. La barretta era già partita verso l'alto direttamente a lei. Ok. Si vede che abbiamo migliorato talmente... sì, vabbè, ora troppo veloce. Dicevo, si vede che abbiamo migliorato talmente tanto lo sforzo che adesso è molto più semplice sollevare il manubrio. Tizio, devi smetterla di passarmi davanti, porco cane. Ogni volta che passa in parte a me, mi dice qualcosa, sei come un fratello per me. E intanto ti guarda il pacco.
Lasciamo stare che è meglio, non sono il Corriere Bartolone, non guardatemi il pacco. No, vi giuro, mi sono stancato nella vita vera a fare tutti sti cocchio di sollevamenti e... voilà! Perfetto, più 20 stamina. Oh, aspetta, mi sono appena ricordato che potevamo potenziare anche la nostra stamina, solo che nello scorso episodio ero povero da far schifo. Allora, dobbiamo andare nella sala delle perquisizioni perché dobbiamo rilasciare dei detenuti. Oh, da quanto tempo che non mandiamo fuori qualcuno? Soprattutto vivo? Avanti, forza signore, non faccia complimenti. È uno dei cugini di Princess lì, come di Drag Princess. Non mi ricordo neanche cosa boia dovevo fare. Allora, prendo questo e lo appoggio qua. Maronne, è dai primi episodi che non faccio sto lavoro. Lo palpeggio un attimino. Controlliamo che i documenti siano a posto. Beh, mi sembra che sia tutto in regola, signor Schulz. Mi piace, durata della pena. Nah, nulla, ha commesso solo un omicidio. Cosa vuoi che sia? Perfetto, timbrino verde. E fuori dei maroni. Avanti, il prossimo. È l'unico detenuto che se ne va? Ma era uno dei miei, ora che ci penso bene. Ah, non lo sapremo mai. Yay! Nel frattempo ho anche level appato. Però mettiamolo, la skin è quella addosso. Non mi soddisfa più come un tempo. Abbiamo praticamente 2800 dollari da spendere. Vediamo un po' se posso cambiare qualche skin. Anche quella del manganello. Allora, vediamo un po'. Abbiamo qualcosa di completamente inusuale. Il manganello fatto di mattoncini della Lego. Per la guardia che non vuole farsi prendere seriamente dai propri detenuti. Aumenta il rispetto dei detenuti delle guardie del 3,5%. Fatta! Dovrei aver massimizzato quindi tutto. C'è anche la pistola. Vediamo un po'. Quando è che ho comprato la pistola d'aquila? Però c'è la pistola di mattoncini. Sono altri 1000 dollari però. Porca di quelli per porca. Vabbè, non ci metto niente a guadagnarli. Nel gioco, nella vita vera lasciamo stare. Ok signori, è giunto il momento di tirarlo fuori. Sì, il mio grande e grosso manganello fatto coi Lego. Perché sono diventato anch'io un bambino grande. Posso fare anch'io la guardia come mio papà. Che poi non si è mai saputo chi fosse il mio papà. Perché la mamma la dava tanto tanto in giro, ma vabbè, dettagli. Oh mio Dio, non avevo ancora visto la pistola. Questa ti spara i Lego. No, no, non spara i proiettili. Ti spara i Lego sotto i piedi, che fanno un male bestia, sono peggio dei proiettili. Allora, potevo rompere i maroni ai miei detenuti, ma lasciamo stare, direi di terminare qui la nostra meravigliosa giornata lavorativa. Weyla, ciao ciambellone, come va? Tutto bene? Sì, sì. Allora, ho speso un patrimonio, però abbiamo 2000 dollari da spendere per la prigione. Rischio di rivolta aumentato del 5%, il rispetto è sceso del 13%. Cosa ho fatto? Ma non ho fatto nulla. Forse perché ho comprato le pistole e si sono triggerati male. Oh no. Oh mio Dio, devo andare al braccio della morte e mi aspetta un'esecuzione così di primo mattino. Volevo andare in sala relax a cucinarmi un bel bagel e invece no, devo cucinare un detenuto. Vabbè. Ciccio, come va? Tutto bene? La moglie? Ah, ti mette le corna. Vabbè, non la biasimo. Allora, tornando a noi, dovevamo sbloccare il boost della salute. Non l'avevamo già sbloccato. Vabbè, facciamo finta di nulla, ogni tanto si buggano i salvataggi. Ed infine, eccolo qua. Stamina livello 2. Aumenta i punti stamina di 500. Ora ragioniamo. Uila. Ci sono anche altri poteri interessanti. Aumenta la velocità del giocatore del 30%, sia di corsa che camminando, anche sotto le coperte, eh. Se prima ci mettevi un minuto, adesso fai tutto in 40 secondi. Cioè, fatemi capire bene. La mia stamina è a 740. No, no, ragazzi, guardate la barretta in basso a destra. Ci mette una vita a riempirsi. Praticamente posso percorrere tutta la prigione avanti e indietro 3-4 volte senza mai stancarmi, è qualcosa di assurdo. Allora, chi uccidiamo di bello quest'oggi? Signor Bob Thompson. Ah, ma è quello che abbiamo ammesso lo scorso episodio. Ma che bel getto di pipì, scusi signore. È giunto il momento? Sì, lui ha detto sì. Perfetto, ha approvato la propria morte. Io mi aspettavo un po' più di rivolte, un po' più di incazzature. Ah, ecco perché i detenuti ce l'hanno con me. Probabilmente perché devo ammazzare un loro collega. Vabbè, se lo dobbiamo ammazzare non è che ha preso a sberle le margherite, santo cielo. Sì, 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 bravo, bravo, bravo. Giusto perché nessuno mi prenda in giro. No, no, tranquillo. Nessuno ti prenderà in giro, sarai morto, ma vabbè, dettagli. Ok, oddio, devo ricordarmi tutti i passaggi. Ce la facciamo? Tutti muoiono. Maronne, che poetico quest'oggi. Mi sto anche toccando gli zebedei. Devo chiedergli le sue ultime parole, è vero? Hai qualche ultima parola? Oh, solo un momento. Io ritornerò. Cervo a primavera.
Ah, ho sempre voluto dirlo e questa è l'occasione perfetta. Cioè, sono davvero queste le tue ultime parole? Solo tornerò, sono pronto. Ok, le tue ultime parole saranno comunicate alla tua famiglia. Nient'altro da aggiungere? Ma no, niente. Ok, contento lui. Signori, avete rotto i maroni? Che cocchio! E sento gente che urla tutto il giorno. Allora, vediamo di ricordarci come funzionava. Dovevo fare così, poi attivare le quattro leve. Se sbaglio qualcosa ci muore male male. Poi dobbiamo spostare questo a... no, 3000 no, a 2000. Questo a 4 ampere. Pronto, signore? Ci vediamo, eh. Torni presto. E voilà! Ok, morto male. Maronne, perfetto. Ho visto un video di un tizio che ha sbagliato la procedura. Gli si è tipo sbruciata tutta la faccia. Ma uno schifo di proporzioni bibliche. Ero curioso di vedere cosa succede quando sbagli la procedura. E no, io non lo faccio. Allora, vediamo quindi di scendere velocemente al piano di sotto. 111 Enter. Oh mio Dio, la guardia ficcanaso. Mi ero dimenticato che pattuglia sempre la zona qua sotto. Vediamo, cerco di evitarlo. Vediamo, mi metto tipo dietro la porta. Ok, non mi ha visto. E voilà. Ottimo, allora vediamo di raccogliere altre prove. Maronne, cioè non potevo raccogliere le droghe lo scorso episodio, ma vabbè, dettagli. Perfetto. Ehi, che sta succedendo qui? Tutto ok? Oddio, un'altra guardia ficcanato. Sì, sì, nessun problema, gli diamo $30. Ah, mi dispiace, devo essermi immaginato le cose. Con $30, ti fai corrompere per $30, ciccio. Vabbè, poteva andare peggio. Altre fotografie e documenti compromettenti. E devo segnalare Kenneth Duncan, ovvero il direttore del carcere, direttamente alla polizia. Scuola di polizia. Sapevo. Beh, ciao, girati. Ora della perquisizione. Che perquisizione? Hai una faccia strana, stai nascondendo qualcosa. Se mi sbaglio ti lascio andare. Oh, porco cane. Ma ci avrai 18 anni e fai la guardia. Ma cuccati questi $20 di mazzetta. Marone, vabbè, è anche troppo facile. Pensare che lo scorso episodio gli ho dato $60. A saperlo, porca di quelli per porca. È a posto. Mio Dio, devo denunciare quindi il mio capo. Il tizio che mi ha assunto e mi ha detto: ehi, ti lascio ad amministrare praticamente tutta la prigione. Non rompetemi i maronzoli, ragazzi. Hai visto mai? Se magari licenziano il direttore, anzi lo arrestano, ma vabbè, dettagli. Forse promuovono me. In 2 settimane sono passato da guardia nuova del carcere a direttore. Un uomo può sempre sperare. Allora, ritornando a noi, abbiamo $2000 quasi tondi tondi. E volevo fare una piccola follia, quella che io definisco una boiata di proporzioni bibliche, ovvero cambiare la skin dei gabinetti. Ma non con la luxury, perché il gabinetto d'oro mi fa schifo. Anzi, scusate, d'oro, diciamolo correttamente. Facciamo il gabinetto in ottone, che è tutto bello, lucido, lindo e pulito. Quello d'oro, ma non lo so, dai, mi sa di poracci. Cosa potrebbe mai andare storto? Aumenta il rispetto dei tenuti del 7%, lo voglio subito. Ci fossero un po' di luci, non sarebbe male, appena possibile. Quanto mi costa il lavandino in ottone? $1700, aia. Sarà una spesa abbastanza difficile da fare. Però, in men che non si dica, il rispetto dei detenuti è salito veramente del 7%. Sappiamo molto bene che minore è il rispetto dei detenuti e maggiore è il rischio che si incocchino e facciano casino. Pertanto, vediamo di trovare la gente che non è al 100%, come il signor Edward. Ciao ciccio, non vuoi neanche parlarmi? Bastardo, peraltro bellissimo gabinetto. Aspetta un secondo che do una perquisita veloce. Più che altro volevo palpeggiarlo perché è bellissimo. E queste le prende, papino. E ti insegno io a non parlarmi, porco cane. Vediamo un po' cosa c'è sotto questa sedia. Uno spinello, peraltro. Ciccio, potevi nasconderlo anche meglio? Guarda, io adesso ti perquisisco tutto. Se ti devo rompere i maroni, ti tolgo anche il condimento del risotto. E voilà, perfetto. Aspetta che controllo sto cuscino perché, come ho detto, ogni tanto non lo segna. Oh, spero che tu sia contento, Edward. Credo proprio che sia sceso il rispetto di tutti i detenuti a livello generale. Quindi adesso mi devo divertire ad alzarglielo. Detto così suona male. Di almeno il 10%. Quindi gli regalo le sigarette. Ciapa la sigaretta, perfetto. E l'abbiamo alzato complessivamente dello 0,45%. Ciao ciccio. Ah, tu ce l'hai come a priori? Però non vuoi parlarmi? Benissimo. Guarda, nessun problema. Allora, controlliamo la merce di contrabbando. Però metto sti gabinetti, sono bellissimi. Ho trovato un martello, questo lo prendo io. Ed infatti, se notate bene, tanti di loro non hanno più il simbolo del dollaro sopra la testa. Ecco perché non posso parlare. Se andiamo invece da Slendy. Sì, ma stati calmo. Potete vedere che possiamo tranquillamente regalargli la sigaretta.
E dimmi che non si dica. Eccolo qua, è salito al 98%. Ok, era un errore mio. Aspetta un attimo, Slendy, tanto che siamo qua, fammi dare giusto un controllino veloce, veloce. Slendy Brighella, santo cielo, mi nascondi materiali di contrabbando? Queste le prendo io, perfetto. A meno che tu non sia disposto a pagarmi, Slendy. Ma strano, di solito mi corrompe. Quanto materiale di contrabbando c'è in sto cocchio di cella? Oh, ora ragioniamo. 75 dollari, perfetto. Ora cominciamo a fare affari nel vero senso della parola, perché ho visto che qua c'è, oh, una bella lametta. E Slendy dice nessun problema. Altri 75 dollari, perfetto. Il bello che poi aumenta anche il loro rispetto. Mentre qui abbiamo altre marone. Slendy, no, Slendy, perché non mi hai parlato stavolta? Mi sa che ha finito il denaro. Povero Slenderman, bullizzato dalle guardie, bullizzato dal sottoscritto. Aspetta un secondo, non sono poi ritornato al poligono di tiro dopo che lo scorso episodio abbiamo ripulito da cima a fondo praticamente tutte le armi. Oh, ora sono disponibili, la cosa si fa interessante. Allora, proviamo la mitraglietta leggera. Sì, vabbè, con la mira del DeLong Gamer della serie Ceone, vediamo un po'. Oh, marone. Oh, marone, quanto è sensibile. Oh! La cosa un po' me lo fa diventare barzotto il proiettile, ma vabbè, dettagli, maronne. È incontrollabile, aspetta. Aspetta un attimo, Bonnie. Date Bonnie. Poi non so perché in sto gioco, quando ci sono i suoni troppo forti, mi sminchia l'audio, ma vabbè, dettagli, aspetta. Olle. Precisione del 48%. E provaci te con una mitraglietta del genere. Da quanto tempo che non faccio il controllo delle presenze, ragazzuoli. Di solito vi mando a dormire la sera. Ma non vi devo svegliare la mattina. Quanti secondi prima che qualcuno vada fuori di testa? Io prevedo più o meno 10 secondi. Quindi cominciate a fare il conto alla rovescia. Perfetto, perfetto, fin qua tutto bene. È un peccato che si odino a vicenda. E eccolo lì, guarda, ci deve essere sempre rompimaroni. Dai, per favore. Volemose bene? No, no. Allora, facciamo una cosa, non mi mischio e mi faccio i cavolacci miei. Tanto i miei colleghi possono sostituirmi tranquillamente. Carton Dude, perché sei nella tua cella? Oggi non vado da nessuna parte. Potremmo picchiarlo, ma invece dico perché? Sciopero della fame. Ok, e cosa pretendi? Le cose devono migliorare qui, prigioni o no. Anche una discarica a condizioni migliori e probabilmente meno ratti. Allora pulisci il tuo casino. E i ratti, addomesticali. Ma i ratti diffondono le malattie, peste, rabbia, HIV. I topi non diffondono l'HIV, ma altri detenuti sì. Beh, non voglio vivere in queste condizioni. Fai il bravo, unisciti all'appello e non rompere le scatole. Perfetto. Oh, no, 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 che sta succedendo? No, Cartoon Dude, aspetta, fai click. Oh, maronne, è partita la mega rivolta. Mi faccio i cavolacci miei. Guarda, mi metto qua, gioco un po' con l'estintore. La 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 la. Avete finito? Oh, porco cane, hanno steso uno dei detenuti. Ma dai, ma perché mi dovete rompere i maroni? Io sto cercando di essere una guardia altamente compromessa, corruttibile, via dicendo. Però me lo rendete troppo difficile, ragazzi. Ma porca di quelli per porca. Allora, senti, il mio turno finisce nel momento esatto in cui tu sei a posto. Ecco qua, a posto. Siete dei bastardi, siete dei schifosi bastardi. Adesso mi sono accorto che scendo il rispetto delle guardie perché non sono intervenuto. Ma porco cane, legnate i detenuti nel cortile e poi vi stupite se sono loro a legnare voi. Ma porco cane. Allora, so come rimediare, mi basta palpeggiare il classico lavandino. E in me che non si dica, assicuro il tutto. E da 91,7 in basso a sinistra si sale a 92,7. Sì, scende leggermente rispetto dei detenuti, ma chi se ne frega. E sarò onesto con voi, mi fa strano fare il mio lavoro senza fare il truffatore. Vabbè dai, 73 dollari solo perché siamo praticamente amici, ciccio, ma santi numi. Per il resto sto cercando di fare la guardia brava, quantomeno per i prossimi 10 secondi. Ma vabbè, dettagli. Maronne, quante scatolette che c'hai, ciccio. Ok, le percentuali sono decisamente migliorate. Vediamo un po'. In teoria, quando mi alleno al poligono di tiro, salgono a livello generale. Allora, vediamo quindi adesso di testare l'M44. Oh, maronne. E vabbè, scusate. Ma cosa, devo andare in guerra in Iraq, in Afghanistan? Dove buio devo andare, porco cane? Maroni, non penso che in prigione usino abitualmente queste armi. Cioè, neanche se fosse un carcere, no, sa, di quelli stra-illegali in qualche paese non meglio identificato. Maroni, l'imprecisione però è troppo potente, che casino. Ok, ok. Mi hanno detto che è meglio se ritorno quando ho la mira. Ammetto, ero quasi tentato di chiamare il mio collega e di saltare il turno successivo. Dobbiamo semplicemente scegliere chi portare in officina. Però sapete molto bene che con l'officina
riusciamo a guadagnare uno sproposito di denaro. Ciccio, ma lavati le mani almeno, dai. Signori, datevi una calmata, siamo tutti qua assieme per controllare che il vostro amico stia bene. Ehi, Bob, come va? Umaronne, cosa ti hanno fatto la faccia, Bob? Ah no, era così anche prima. Sei contento, Bob? Ti puoi riposare qua, stai tranquillo. Nessuno prova a violentarti. Maronne, però. Non potremmo, non lo so, ucciderlo e tanti saluti. Paperino, stai buono. No, non puoi abusare di lui, quindi datti una regolata. Ok, basta battere la fiacca, gente. Vediamo di andare in officina, forza. Oh, allora, un'ora, santo cielo, per arrivare. Maronne, oh, ragazzi, non vi sopporto più. Ecco qua, strumenti recuperati. Mi domando se effettivamente dare uno strumento specifico a uno o un altro influenzi qualcosa. Ti puoi levare dalla ripresa che fai schifo al cocchio. Veloci, è andata la postazione. Princess, te ne combini sempre una, santo cielo. Vedi darti una regolata. Tanto lo so che questo turno andrà male. Vi conosco, ragazzi, prima o poi farete una boiata delle vostre. Non ce la faremo mai e poi mai a resistere 3 minuti in pace e tranquillità. Allora, per fortuna che Alien, che è uno di quelli un attimino più scontrosi, lo abbiamo qua in parte. Il problema è che il rispetto dei detenuti è diminuito e quindi sono più propensi a far boiate o ad appiccare incendi. No, Cartoon Dude qua, no. Sicuramente proverà ad attaccare qualcuno. Oh, porco cane, che neanche detta. Bani. Ho detto Tade Boni, porca di quelli per porca. Ti sei accasciato male, Ciccio, eh? No, chi è che ha urlato? Chi è che ha urlato? Porco cane. Eri dall'altra parte. Eri dall'altra parte. Sei venuto qua a rompere i maroni. Ha tirato una smusata sullo scatolone. Dai, per favore, gente. Ma dai. Torna a lavorare o ti tesero gli zebedei la prossima volta. Ok, per adesso nessuno che batte la fiacca. No, 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 no. Non ce la farò mai a riportare al 100% il rispetto dei detenuti. Ti sei che tu hai casciato malissimo, peraltro, eh. Forza, signori, ancora 10 secondi ed è fatta. Continuate, forza. I dipendenti dell'IKEA non possono permettersi di riposare. 3, 2, 1 e olè! Perfetto, vedete di radunarvi tutti qua. Oh, dovremmo aver guadagnato un cifrone di denaro. E basta con ste battutine. Ho detto a un tizio: ehi, mi dai l'attrezzo? E lui ha detto: sì, piccolo, te lo do tutto, tutto il mio attrezzo. Lasciamo stare che è meglio. Ok, questi li abbiamo rimessi a posto. Allora, dico che almeno 4 detenuti su 9 avranno del materiale illegale. Ma guarda un po', questo lo prende Papino. Non ve la prendete con me, ragazzi? La lima, davvero. Ah, santo cielo. Vabbè, dai, perché sei un gattino simpatico per $78. Che poi non puoi realmente fuggire di prigione limando le sbarre. Avresti un sacco di sbarre da limare prima di arrivare all'esterno. Questo lo prende Papino. Vabbè, dai, se ci devi strangolare qualcuno, come faccio a dirti di no con quei begli occhioni? Guarda, intanto che aspetto che arrivino, porco cane, gli palpeggio tutta la cella e vedo di recuperare un altro po' di mercanzia. Ho perso una marea di denaro. Ehi, non è quello che avevamo concordato, ti sei dimenticato. Oh, sì, ho sbagliato, scusa. È la seconda volta. Se capita ancora, chiuderemo la baracca. Ah, è vero, non potevo più perquisire la sua cella. Come ha fatto a vedermi, peraltro? Maronne. Ok, ricordiamoci che non possiamo effettivamente più palpeggiare la sua cella. Ma quella degli altri assolutamente non è un problema. Recuperiamo tutta la mercanzia. Come ho detto, facendo la guardia quella brava, purtroppo ho lasciato indietro un sacco di denaro. Perfetto, qui cosa abbiamo? Laghetto, ma dai, che il giorno che te ne dimentichi ti ficchi un ago in gola, porco cane. E ho trovato un'altra siringa, ma che è sta passione per gli aghi? Di chi è la prigione? Drag Princess, ma che cocchio. E mo basta veramente però, eh. Ah, mi resta ancora un ultimo lavoro e poi la mia giornata lavorativa sarà finita. E domani denunciamo il direttore, yay! Comincio a pensare che forse perderò anch'io il posto di lavoro, ma vabbè, dettagli. Oh no, le visite no. Per adesso non mi hanno chiesto nessuna visita coniugale. Oh, maronne, e tua madre o la tua ragazza? Marò, che brutta, che brutta. Ciccio, Ciccio, Michael Jackson, il tempo è scaduto? No, 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 non puoi restare, esci. Oh, porca, Michael, Michael, e no, le taserate sugli zebedei, Michael, le date una regolata. Ciccio, Jason, per favore, tempo è scaduto. No, non c'è possibilità. Niente discussioni, alzati e levati dei maroni. Ciccio, tanto non te la dà. Quindi vedi darti una regolata, perfetto. Avanti il prossimo. Oh, è ritornata la mamma di Slenderman. Salve signora, suo figlio ha ucciso solo 10 bambini questo mese. Ah, oh, che donna molto gentile, carina. Tempo scaduto, perfetto, alza il culo. Vuole chiedere una visita in una stanza separata. Ok, vai pure.
Chi è quel signore? Oh, il signore, aspetta un attimo, voglio dare una spicciata, vediamo un po'. Quindi si incontrano lì dentro? Fate pure senza problema. Ehi, che stai facendo qui? È una visita privata legale. Via, per favore. Vabbè, ok, ok. Stavo solo controllando se hai bisogno di qualcosa. Scusa se hai interrotto. Quindi non faranno cose fin tanto che io non me ne vado. Ma che due maroni. Diciamo che forse è meglio se lo perquisisco una volta che sarà uscito dalla dentro. Ok, dai, pure stare qualche secondo in più. The Maze, non parlare alla signora del fatto che ti hanno dato il lassativo. No, dai. Esci da sta stanza, porco cane. Ma porca di quelli per porca. Ti do un lassativo fatto di 2,20. Scusate, quanto c'è da fare nella stanza coniugale? Ah, hanno finito, c'era il tempo. Tutto bene? Qualche problema, signore? Guarda che il tempo è scaduto. Ah, capisco, allora andiamo. No, 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 andiamo un cocchio. Vieni qua che ti perquisisco. Signora, 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 aspetta. No, non posso passare, c'è il muro invisibile. Ma che cocchio. Scusate, non dovremmo tipo chiudere la porta? Non mi pare molto sicuro, ma vabbè, dettagli. Ah, è stata una giornata veramente molto traumatica. Signore, per favore mi faccia andare a casa, che sono scosso nel profondo. Ok, nel frattempo abbiamo altri 2300 dollari tondi tondi. Il rischio di rivolta non è sceso più di tanto, il che è strano in effetti. Tuttavia facciamo un salto nell'ufficio, anzi nel mio futuro ufficio, questo chiaramente è il mio futuro ufficio, in modo tale da poter personalizzare qualche altro aspetto della prigione, facendo degli acquisti seri come ovviamente, ma che domande gente, il lavandino in ottone, che aumenta rispetto di un ulteriore 5%, dimmi che siamo al 100, dimmi che siamo al 100, 96,3, gioco ti odio nel profondo. Vabbè dai, almeno è un turno semplice, dobbiamo accettare i nuovi detenuti, è la solita occasione che mi permette di recuperare un po' di materiale illegale. Salve signore, come va? Tutto bene? Cominciate ad assomigliarvi un po' tutti, ma vabbè, dettagli. Perfetto, i documenti sono tutti in regola. Sembra anche tutto a posto. Ormai, quando l'oggetto è verde, basta che io lo guardo. Aspetta, ma quello è rosso? Non era verde fino a un secondo fa? Un aghetto. Tutto questo per un cocchio di aghetto, ciccio, ma vabbè, dettagli. Vediamo se hai qualcosa sulla tua persona. No, perfetto, quindi levati dai maroni. Ma questo non è il materiale di contrabbando che vi richiedo io? La prossima volta, ciccio, prendo la pistola e ti sparo un lego sotto i piedi. Avanti, prossimo, forza. Sto tizio ha praticamente importato illegalmente degli animali. Te li eri nascosti nel retto. Vabbè, contento tu, santo cielo, chi sono io per giudicare. E voilà, una punta di un trapano. Certo che te ne sei nascoste tante di cose, dai, vabbè. Non ti conosco da tanto tempo, ma per 72 dollari, bravo, ok. Per un secondo pensavo mi avesse detto di no. Bravo Ivan, salutami tutti i tuoi colleghi nelle docce. Quando abuseranno male di te, tireranno fuori la loro punta del trapano, mob, dettagli. Ed infine abbiamo il signor George Pretzel, che si deve fare 2 anni per contrabbando di droga. Solo 2 anni? George, ti è andato anche di chiurlo? Oh mio Dio, quello sui pretzel non era sale, ma in realtà era cocaina. E George Brighella, tu sì che mi tratti bene, sei anche molto gentile, ti ringrazio George. Non è che magari hai anche un extra sul tuo corpo, no Detto così suona male. Oi, datti una calmata sotto cielo e levati dei maroni. Perfetto, ringraziamo George che dà il bell'esempio a tutti gli altri detenuti. E dovrei andare in pausa, ma sono veramente curioso di vedere le nuove meravigliose celle. Cioè sono uguali a prima. Solo che hanno i lavandini quelli seri. Perché tu non sei mai contento? È per questo che stai sui maroni a tutti? E la gente prova ad accoltellarti ripetutamente? Più che altro perché è un consiglio che gli do io, ma vabbè, dettagli. Jim, amico mio, come va la cacca? Tutto bene? È un po' duretta, sono cose che capitano. Cuccati questo pacchetto di sigarette e in men che non si dica 100%. Oh, come ho detto, non ce la farò mai. Speravo di riuscire a concludere il gioco con tutti i detenuti che mi amano alla follia, ma lo ritengo altamente improbabile. Sì, sì, tu continua a far la pipì, tranquillo. Ti metto io questo pacchetto di sigarette, detto così suona male, in tasca, non fraintendiamo. Gente, non ci credo, sono riuscito finalmente a trovare 10 biscotti. È un sogno che diventa realtà, ma non è finita qui. Stavo parlando con il resto di detenuti e il signor Jason Smith, indovinate un po' cosa vuole? Puoi procurarmi 10 biscotti? Sì, Jason, posso farlo? Eccoti tutti i biscotti, ciccio, non ti preoccupare. Vieni qua, ti do anche un abbraccio, santo cielo. Prendi i tuoi soldi e vai via. Non mi piace quando qualcuno mi guarda mentre mangio. In effetti, gli do ragione.
Incredibile, gente. Incredibile, abbiamo completato la quest dei biscotti. Ehi, bruttarone, come stai? Tutto bene? Vediamo un po' cosa è successo. Qualcuno lo ha derubato. Oddio, vediamo un po' chi è stato stavolta. Cartoon Dude, The Maze oppure lo zio Paperino? Gli hanno rubato la fede nuziale. De novo. Va bene, controllerò io. Non ci vuol niente, santo cielo. Sarà sicuramente stato lo zio Paperino, conoscendo quel bastardone. Vediamo un po'. Dove l'hai nascosta? Dai, Paperino, l'hai nascosta nel retto? Quando devo controllarti anche il retto, levati da lì. Alleluia, 20 minuti per alzarti dal cesso. E non hai tirato lo sciacquone? Che schifo, Paperino. Veramente, ogni tanto datti una regolata. No, ho trovato delle semplici droghe. Ma dai, Paperi. Dai, dov'è la fede nuziale? Aspetta un attimo, non mi dire che devo controllare comunque anche sulle zone verdi. Oh no. Ed in effetti sì, era sotto il lavandino dello zio Paperino. Detto così suona male, ma ci siamo capiti? No, non ci credo mai nella vita. Ho azzeccato il colpevole al primo colpo. Incredibile, lo zio Paperino si è ridotto male. Ecco qua il tuo anello. E lui mi ha pagato. Perfetto, così facendo aumentiamo leggermente la reputazione. C'è qualcun altro che ha un compito da assegnarmi? Santo cielo, le quest secondarie, neanche fossimo su un GDR. Oh no, tutti ma non alien. Cosa vuoi? Sì, voglio fare un po' di denaro. Devo dare un pacchettino a Michael Jackson. Va bene, nessun problema. Wey, 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 fatti cavolacci tuoi. Fatti cavolacci tuoi, porca di quelli per porca. Dov'è Michael Jackson? Ciao ciccio, cucati tutto questo pacchetto. Perfetto, dammi i soldi. I soldi, porca di quelli per porca. Ok, facciamo attenzione alla guardia ficcanaso. Corri, 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 corri. Torna da Alien. Ecco qua, il pacco è stato consegnato. Ed ecco la tua parte. Oh, soprattutto perché Alien mi odia a priori. Pertanto è cosa buona e giusta cercare di non truffarlo. Perfetto. Oh, ciao poligono di tiro. Non ci resta che testare l'ultima arma. Aspetta, la pistola è sporca. E dai, no, non mi metto a ripulirla neanche se vuoi. Allora, è giunto il momento di testare il potentissimo iperfucile. E vabbè, cos'è sta roba? No, scusa un secondo. Maronne, piano, con molta calma, Lon. Non è una gara a tempo, cerca di fare colpi precisi. Maronne, ce la sto facendo, veramente. Ok, perfetto, fa 3 di danno praticamente, aspetta. E olè, ottimo. Poi quello laggiù, precisione del 100%, neanche con la pistola ho fatto sto miracolo. Non male, decisamente non male. Oh oh, gente, sento bip bip. Questo vuol dire che dobbiamo disinnescare un'altra bomba. Oh no, dov'è? Allora, di solito è il pacco non identificato, eccolo qua. Ok, ok, Lon, ce la puoi fare? Tutto il mondo ti guarda, hai 3 minuti per risolvere questo enigma. Vai, perfetto, oh mio Dio, che cos'è? A, A, B, queste sono le lucine. Oh no, no, non quel gioco. Vabbè, devo farle accese o devo farle verdi? Allora, aspetta, ragiona. Probabilmente devi solo cliccare quelli esterni. Oh, era la stessa trucchetto che facevo su quel gioco là. Ok, qua dobbiamo condurre il percorso da A a B. C'è qual quadra che non cosa. Allora, aspetta un secondo, facciamolo girare così. Poi di qui. E ok, ora lo posso spegnere. Tempo di record. A posto. Perfetto, possiamo. Ok, okay, fate finta di nulla. Ah, un turno tranquillo, ma neanche se vuoi. Non mi ricordo se avevo qualche accordo con qualcuno per non controllargli la merce di contrabbando, ma di sicuro non Paperino, quello schifoso tossico dipendente maledetto. Che poi non ho capito se è il solito pacco della mafia diretto al mio capo che li ha truffati, oppure sono i detenuti, anzi i parenti dei detenuti, che stanno cercando di far fuori il sottoscritto. C'ho ancora i dubbi, entrambe le spiegazioni sono abbastanza plausibili. Ok, abbiamo Michael Jackson, tutto pulito, tutto a posto. Michael, non sei più il musicista di una volta e voilà, a posto. Signori, ci resta un'ultima barretta da massimizzare in quest'ultimo episodio e poi il gioco è fatto. Saremo effettivamente diventati la guardia più muscolosa che abbia mai lavorato all'interno di un carcere. Perché mi dovete guardare? È troppo inquietante far ginnastica con quelli che ti guardano. Ammetto, ai tempi d'oro andavo in palestra, tanto, tanto, tanto tempo fa. Ma quando c'è la gente che ti guarda, no, ma fatti i cocchi tuoi, dai. Ho capito che ero un bel ometto, però, insomma, no. Ti manca la tua famiglia? Non me ne frega niente, ciccio. È il Black Friday, faccio il 3x2 sui calci in culo. Ti faccio lo sconto, se ci passi di nuovo, porco cane. Te ne ho talmente tanti che la prossima volta che la tua famiglia verrà a trovarti in carcere, farà fatica a riconoscerti perché ti avrò teletrasportato il culo a livello della faccia. E voilà, perfetto. Oh, sto sbloccando anche una marea di obiettivi secondari avendo completato tantissime quest. Maroni, no, vi giuro, mi sembra di aver fatto muscoli nella vita vera. Poi ti guardi allo specchio e dici: no,
Non hai fatto muscoli. Ora, domanda da un milione di dollari. Come faccio a denunciare il mio capo? Dobbiamo trovare un telefono. Aspetta, c'era un telefono. Ah, nella saletta, relax, perfetto. Dipartimento di polizia del Nebraska, come posso aiutarla? Guardi, ho informazioni importanti su... Racconta del direttore. Sì, di che si tratta? Ho le prove che è il capo di una gang di spaccio di droga. Ho capito, dove dobbiamo inviare l'unità di polizia per verificare le prove? Alla prigione in Nebraska. D'accordo, gli agenti di polizia saranno lì presto. Dove dire alla prigione dallo zio Franco? Oh oh. Annullata per motivi casuali. No no, neanche tanto casuali. Che facciamo? Andiamo nell'ufficio del direttore. Direttore, salve. E qualcuno l'ha denunziata? Credo che sia stato quel tizio che abbiamo assunto, quel signor Franco. Ehi, che cosa vuoi? Sono abbastanza occupato adesso. Senta, come sta? Tutto bene? Bene, grazie, ma non ti darò un aumento adesso. Ci ho provato, valeva la pena come ultimo atto prima che lo mandassimo in carcere. Ah sì, certo, non lo farà perché non sarà più il direttore. Di cosa stai parlando? So dei suoi affari di droga. Ho raccolto abbastanza prove per mandarla dietro le sbarre per chissà quanto tempo. Oh, adesso non parla più. Capisco. Quindi sei andato in giro a ficcare il naso. Sapevo che avrei dovuto tenerti d'occhio di più, ma stavi facendo piuttosto bene il tuo lavoro. Così mi sono adagiato su questo falso senso di fiducia. Beh, è colpa mia. Ma sai, tu mi piaci davvero. Forse potremmo riuscire a trovare un accordo. Guardi, la polizia sta arrivando. È così, eh? Beh, è un peccato che finisca così, ma non mi lasci altra scelta. Che sta facendo? No. Non faccia follie. Non si spari. Non mi spari. Che sta succedendo? Non lo so nemmeno io. Che succede? Perché tutte queste inquadrature faighe? Non è che ci ha messo tipo gli esplosivi in giro? Che è successo? Io non sento nulla. Buongiorno. Oh, che mia. Diamo il via alle danze. Oh mio Dio, che cosa ha fatto? Ho eseguito il piano B. Il che significa distruggere tutte le prove e le dichiarazioni dei testimoni e scomparire. Tra pochi minuti questo posto non esisterà più. Puoi provare ad impedirlo, ma non rimarrò qui a controllare se ci riesci. Arrivederci e in bocca al lupo. Bastardo schifoso! E dove pensa di fuggire? Scusi, direttore? Ma vabbè, dettagli. Oh oh, che cos'è che devo fare? Oh, ho 10 minuti per disattivare delle bombe? Ma mi straprendi in giro? Oggi è una giornata ad alto carico di esplosivi. Ok, ok, ci penso io. Buongiorno, scusate, qualcuno ha visto una bomba? No, come ci si abbassa? Qualcuno ha visto una bomba? Dov'è la bomba? Oh no, è peggio del previsto, devo cercarla all'interno della stanza. Ok, c'è qualcosa che fa beep qua. Dov'è? Il beep è vicinissimo. Ah, era qua in parte, perché di quelli per porca. Ok, ok, cos'è che devo azzeccare il codice? Ah no, aspetta, ok, ho visto, adesso ci sono dei tasti che sono più premuti degli altri. E vabbè, ma le combinazioni potrebbero essere talmente tante? Non lo so nemmeno io, oddio. Oh, ok, l'ho azzeccato, non so come ma l'ho azzeccato. Ok, qua cosa devo fare? Ok, ho capito dopo cosa volevi che facessi, quindi è tipo così era? Dimmi che l'ho azzeccato, perfetto. Ok, bomba spenta. Mamma mia, le hanno complicate proprio un cifrone. Ok, la prossima si trova all'interno della mensa. Ok, basta seguire i bippete. Ora ho capito come funziona. Dov'è? Sembra da questo lato. Qualcuno ha visto una valigetta molto compromettente? E in parte a terra, sei idiota. Ok, oddio, devo comporre l'immagine. Come? Oh mio Dio, ma non so neanche quale sia l'immagine. Ok, questa sicuramente va qui. Ah, tipo questa va qua. Ok, adesso ho capito. Mentre questa invece va messa in quest'altro angolino. Non so che tipo di immagine si stia componendo. Ah, in teoria l'ho risolta mettendolo così. Perfetto. E questo che cos'è? Ah, vuole che i fiori siano qua sopra. Quindi devo far tutto fiori così. Qua invece deve essere picche. Quindi picche, picche e picche. Imbecille, hai messo fiori qua sopra. Perfetto. Bomba disattivata. Io non mi ricordavo che gli ordigni fossero così. Non che io sia un esperto di ordigni. Perfetto, mi restano ancora 7 minuti per disinnescare l'ultima. Aspetta, che si trova in obitorio. In obitorio, aspetta! Devo fare il big giro della vita per raggiungere l'obitorio, porco cane. Il bastardo, giustamente, deve distruggere tutte le prove che il laboratorio si trovi effettivamente sotto il suddetto obitorio. Per fortuna con talmente tanta stamina che metà basta. Ok, sento il bippete provenire da questa stanza. Ok, e qua in parte, eccola qua. Perfetto, apri la valigetta. Ok, lo abbiamo già fatto in passato. Allora, questa va qui, questo va di qua, questo va di qui, questo... No, aspetta, gioco. No, dovevo... Reset, ok, adesso ho capito. Allora, questo va di qui,
questo va di qui. Le puoi spostare una sola volta? Non lo sapevo. Questo va verso il basso. La chiave va nella serratura. Oddio, questo è lo stesso di prima. L'ho un po' risolto per culo. Quindi non ho ben capito nemmeno io cosa cocchio abbia fatto. Vabbè, cerchiamo di dedurre cosa posso aver combinato. Tipo così. Perfetto, e... ok. Disattivate tutte. Alla facciaccia vostra. Perfetto, trova il direttore. Dobbiamo raggiungere l'ingresso principale. Aspetta un secondo, ora che ci penso, c'era una porta che è sempre stata chiusa. E mi sono sempre domandato a cosa servisse. Direttore, la stavo cercando. Dannazione, dove sono quelle maledette chiavi? Tu non puoi fermarmi, non morirò con te. Signore, non morirà nessuno. Ho disinnescato le bombe, dove sta andando peraltro? Cosa? Come hai fatto? Guardi, questo posto può insegnarti un paio di trucchetti. E cosa farai adesso? Noi aspetteremo la polizia. Mi sembra di sentire già le sirene della polizia. Yay! L'abbiamo fatto arrestare il bastardo. E vabbè, non c'è bisogno di usare violenza contro il prigioniero? È il tizio delle ciambelle, quello che non fa mai nulla, quello è il tizio della sera. Ma si vergogni, santo cielo. Non mi dire che l'uomo delle ciambelle diventerà il nuovo direttore, perché mi incocchio tantissimo. Oh, almeno abbiamo risolto questo... Oh, ragazzuoli, almeno abbiamo sventato una volta per tutte questo brutto traffico di droghe. Congratulazioni, questo è il traguardo della modalità storia che abbiamo preparato per te. Ma non è la fine, ora è il momento della tua avventura. A partire da ora il gioco diventa gioco libero. Sei il direttore e nella prigione è tutto di tua competenza. Ora puoi programmare le routine da solo. Ah, oh, quindi sono veramente diventato il direttore. Mi prendi in giro. Ok. Allora, prima di tutto vediamo di... La luce è spenta, ma vabbè, dettagli. Terminare la giornata lavorativa. Ciambellone, come stai? Tutto bene? Mi hai lasciato un po' di ciambelle. Sì, guarda, è stata una giornata difficile per tutti. Abbiamo guadagnato un sacco di soldi, ben 109 dollari, perfetto. E il rischio di rivolta è sceso tantissimo, l'importante è quello. Quindi adesso posso fare quello che mi pare e piace. Posso anche richiedere un'esecuzione, così a random uccidiamo qualcuno. Ma no. Oppure se non sappiamo deciderci, ci basterà cliccare su tutti i casuali e cambieranno a ripetizione. Ma dai, che cosa carina. Perfetto, ahimè che non si dica, passerà al giorno successivo. Maronna, è stato un gioco più lungo di quanto mi sarei mai aspettato. Vediamo un po' se... Ah, c'è il giornale direttamente qua sul tavolo. Voglio dire, non posso fare di certo peggio del direttore precedente. Abbiamo 2900 dollari che dobbiamo spendere per delle boiate. Pertanto le nuove reti le possiamo fare in ottone. Ho i soldi giusti, ma aumentano il rispetto dei detenuti del 12%. Ce l'ho fatta, gente. Guardi, carcerari è 100% e detenuti 100%. È un sogno che diventa realtà appena possibile. Volevo anche fare le sbarre tutte in oro. Ma cosa, tipo 8000 dollari? E ora che riesci a mettere da parte 8000 dollari, fatemi giusto dare un'occhiata veloce. Vediamo un po', dovrei perquisire le celle. Livello di ottone over 9000. Devo ammettere che dona un tocco molto, non lo so, nobile alle nostre celle. Potessimo anche cambiare i colori e via dicendo. Madonna, sarebbe stato un livello di personalizzazione veramente incredibile. Allora, signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Non penso che ce ne saranno altri. Adesso valuto, perché ovviamente abbiamo visto e fatto tutto. Nei commenti, allora, fatemi sapere cosa ne pensate. Uff, non posso neanche uscire. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi denunzio e vi sbatto in carcere. E noi ci vedremo in un prossimo video, se portate le ciambelle. Ciao ciao!